Il Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo rimuoverà il murale realizzato ai quartieri spagnoli, che ritrae il quindicenne ucciso da un carabiniere la notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo del 2020, mentre, armato di pistola giocattolo, tentava di rapinare il Rolex del militare. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, che come il TAR aveva dato ragione al Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo aveva dato l'out-out. O lo rimuovete voi a vostre spese o ce ne occupiamo noi, rivalendoci in danno sul condominio. I familiari, gli amici e tutto il comitato che chiede di far luce sulla morte del ragazzo, evidentemente sparato mentre era in fuga, alla fine hanno ceduto. Il murale della discordia, difeso dai cittadini del quartiere e osteggiato da chi vedeva nell'opera muraria un monumento alla delinquenza, andrà via nel giro di pochi giorni, come ci dice Vincenzo Russo, padre del ragazzo. Voglio dire solo che noi abbiamo deciso che questo murales lo saluteremo noi, perché siamo stanchi di avere pressioni, di avere repressioni, siamo stanchissimi e le nostre energie ce le conserveremo solo per il processo. La prossima udienza è fissata per il 9 marzo. Il comitato già annuncia un presidio fuori del tribunale, come ci spiega Alfonso De Vito, tra i promotori del comitato. È fondamentale ribadire che per tutte e tutti noi resta una censura che ha utilizzato dei cavilli urbanistici che mai sono stati sollevati prima e siamo sicuri mai verranno sollevati dopo, perché secondo questi praticamente sarebbero abusive tutte le opere o quasi tutte le opere murarie del centro storico di Napoli, anche quelle finanziate e patrocinate dal comune, e quindi sarebbe stato più onesto intellettualmente da parte dell'amministrazione comunale dichiarare quello di cui si parla veramente, cioè che è una censura di un messaggio che lancia quest'opera, è quello di verità e giustizia.